Vediamo come si presenta. Guarda là. Bene. Via. Ok. Allora, scarpa bicolore. Calzettone in coppa ranucchi? No, non ha lo scanface, non dai no baffetto. No, 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 no. Non ci siamo. Non ci siamo. Gliela vogliamo mettere la faccia a questo? Che è sta faccia generica? Ma no. Comunque, bella scarpa. Bella scarpa. Madonna, che belli interventi che fa sto Atal. Eccolo qui, Galeno. Lo sprint boost, cioè, signori. Chilo Marchigno sta in un brutto cliente, eh. Lo sprint boost di Galeno Donascimento, cioè. Vai, 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 ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Digno, dai pure tu. Manca a fa così. No, no. E chiudo faccia per terra. C'ha già Pavacock 6.000 euro il rendista, Galeno. Ma no. Devi ancora toccare palla. Già chiudo faccia per terra. Ma cos'è? Cosa cazzo è quella linea? Ma che succede? Ed è subito clown fiesta. Ma quella deve essere la striscia che si è stuccato Galeno prima della partita. Cos'è quella roba a terra lì? Bimbi Nutella. Bimbi Nutella President. Ancora Galeno. Sprint boost. Galeno grande numero. Bellissimo. Salta, lo manda a vuoto. Lo manda vuoto e si fa una mescolata di merda di quelle importanti. Con tutta la faccia fravecata dopo il primo faccia per terra che si è stuccato a inizio partita. Vai. Sì. Ancora Galeno. Se la mette sul destro e la butta dentro. Vedete? Ok, è agile, ma non è neanche agilissimo se vogliamo. Ok, un bel sinistro qui, piede debole 3, ma la butta dentro. Ok. Ok. Questo che intenzioni ha? No, zio, no, no, no. Non si capisce. Quitta, non quitta. Ci ha fatto lo scherzone questo. Ha fatto finta di quittare, caspita. Ma lei è un genio del male, zio. Oh, perbacco! A quanto pare a sto giro te la sei buttata dentro di nuovo! A coglione! E siamo già a quota 2! Siamo già a quota 2 autogol, però questo non era proprio voluto, campione! Perbacco! Si è preso anche un golletto di Galeno nelle gengive! Secondo me ha avuto pietà pavecchia digno in questa circostanza, però Galeno, che è un uomo senza scrupoli, dice ci penso io. La butta dentro di sinistro e va in cam, va a salutare vecchio. No, fallo andare in cam. A lei. Attenzione, ancora Galeno va via di sprint boost e va in cam, vuole salutare la signora a casa. No, niente, neanche stavolta lo fanno. No! No, non mi dica che stai a quittà, zio. No. Madonna, però è tutto molto triste, devo dire. Ancora Galeno. Alquanto spietato. Gran gol di Galeno. Che vuole andare in cam, vediamo. Non riesce ad andare in cam a dedicarlo a signore che sta in dos gabuzzini. Akan Çalhanoğlu. Vediamo. Bella carta, molto clean. Non vi sento. 89 di dribbling, ma questo quante stelle skill c'ha? Vediamo. Çalhanoğlu, si presenti bene su. Scarpa da bowling. L'unico dettaglio che merita è il calzettone sul ginocchio. Per il resto, capello molto average. Maglietta neanche attillata. Non ci siamo, Çalhanoğlu.
Manca un polsino, una fascetta, un tatuaggio, un bracciale, un orologio, niente. Bravo. Good interception. Calhanoglu si gira molto bene, subito. Palla sul destro, la butta dentro, movimenti ampi, si gira su se stesso. Il protocollo, Calhanoglu, mescoli la merda. Capisco che lei è appena arrivato, ma deve. Stiamo per scoprire una hidden gem. Ma tu che caspita ne sai? Calhanoglu, guardate come si gira. Il destro all'incrocio, di nuovo, la butta dentro, mescoli. Mescoli. Bravo. Vedete, va utilizzato così, senza premere la corsa. Poi si fa lo scherzone all'avversario premendo la corsa all'improvviso. Però la palla la protegge bene perché il body type c'è, vedete? Fate finta di girarvi, rigirarvi. Vabbè, ma è arrivato Varane. Fammi sto tiragire. Ma no! Vada Diego, illumina per Insigne che vuol far segnare Calhanoglu che con una zampata la butta dentro e ha pure il coraggio di esultare su questo orribile gol della merda. Lo ignorano tutti. Eccolo lì, Calhanoglu, lo sprint boost, si accentra. Pazzesco. La butta dentro, proprio lui. Calhanoglu. Maron, si gira come Messi e la butta dentro. Calhanoglu. Che giocata questa. Delle scivolate a caso, l'avversario sta per tiltare. Si gira. Proprio lui. Calhanoglu. Calhanoglu dice: "Mister, ci penso io. Toglietevi dai coglioni." Attenzione. Effetto sorpresona, Calhanoglu e la butta dentro. Quindi recap di questo galeno che abbiamo testato poco, continueremo a testarlo dopo, però insomma, il player, la base del player è evidente quale sia, cerco di descrivervelo al meglio. Body type tutto sommato bello slanciato sul 1,80 m, pesa veramente poco, quindi c'è un body type esile e soprattutto quel 70 di forza, non tanto se sente. Sembra meno. Però questa leggerezza fa sì. Ah, abbiamo i pacchetti, ma li apriamo. Questa leggerezza fa sì che si sprint boosti veramente molto bene. Quindi L1, qualche passo in avanti, corsa, vola. Soprattutto nei primi metri, anche in allungo, però vola. Quindi grande sprint boost, grande velocità anche a campo aperto, fisicità da rivedere. La cosa che più sorprende è il tiro. Ci sta il tiro che sorprende tantissimo e poi l'agilità barra dribbling che delude perché il tiro le butta veramente dentro tutte. L'avete visto? E soprattutto col sinistro, quel piede debole non si sente. Non mi chiedete per quale assurdo motivo, non si sente. Quindi, piede debole fake, grande finalizzazione, ottima potenza tiro. C'ha anche tanta freddezza. Il problema è appunto la, secondo me, reattività, perché abbinata ad un controllo palla non proprio eccezionale, fa sì che sto giocatore nello stretto, quando vi girate 100 volte su voi stessi, fa fatica a tenere proprio palla tra i piedi e a controllarla nello stretto. Quindi è uno da usare di ignoranza con sprint boost dritto per dritto. Ed è un peccato perché con quella finalizzazione che si ritrova, se avesse avuto più agilità e più precisione nello stretto, sarebbe stata veramente una bella carta. Io non so questo onestamente quanto lo abbiamo pagato, perché ci ho buttato delle carte dentro. Che dite, quanto costa questo? Regia? How much? Comunque, per il costo che ha, se vi linka. Anche se sulla sinistra stanno mille mila giocatori validi, se vi piace quel baffo alla scloppa e il fatto che, di poter avere un donascimento in squadra, ci può stare sbloccarvelo. Io onestamente per 70.000 crediti non me lo sbloccherei, perché per quanto dimostri più piede debole, i tre piede debole non sono comunque mai affidabili. Capita la partita importante, quella tirata, dove avete una barra due chance che se le caga entrare. Quindi
Non vedo veramente la necessità di sbloccare questo galeno, ok? Però, comunque, queste sono le sue caratteristiche. Come voto gli do comunque un 7. Akan Çalhanoğlu. Ci abbiamo testato in maniera goliardica. Ci stanno tanti fan, eccetera, eccetera. Quindi andava testato. Poi, tutto sommato, ribadisco, 4-4, un bel body type, ma è molto leggero perché ha 53 di forza. Il problema è che non si sprint boosta in alcun modo. Cioè, potete provare come volete a farlo partire alle 1 più corsa, ma questo non si schioda. Quel 78 di accelerazione, ma soprattutto il 68 di velocità scatto sono incredibilmente penalizzati. Voi direte, ok, ma io non ci voglio saltare l'uomo, lo voglio utilizzare come COC statico, fermo, e ci voglio disegnare calcio. Va bene, ci può stare. Il problema è che non ha manco la fisicità per proteggere palla, per impostare, perché quel 53 di forza è il classico giocatore che trapassano da dietro, da... Poi per quanto riguarda la finalizzazione, ammetto che quel 73 non gli rende giustizia perché ha segnato, ha sbagliato qualche gol, però tutte le volte che è stato chiamato in causa, di destro o di sinistro, ha segnato i passaggi assolutamente top. Va sbloccato for fun se siete dei tifosi e se vi piace. Quindi, da utilizzare solo for fun COC, ma è un giocatore che per me, insomma, non può circolare. Gli diamo un 6 proprio perché non costa niente, per simpatia e per l'impegno. Però per me anche no. Sì, intesa, consigliato. Ovviamente cacciatore, gli dovete boostare al massimo la velocità perché veramente è statico e poi... Volendo pure le stats di tiro, ok? That's all, fatemi sapere nei commenti. Non so se uscirà mai questa review, onesto. Però se dovesse uscire, fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo player di cui volete la review. Alla prossima.